Dario, dato che ieri abbiamo fatto c'è stato un piccolo battibecco con la chat sulle trasformazioni migliori di Dragon Ball, si può fare tier list delle trasformazioni di Dragon Ball, che non sono male per niente. Lo Ozaru, lo scimmione, ragazzi, S, totale. Lo scimmione S. Allora, questa è stata la prima trasformazione vera e propria che abbiamo visto nel mondo di Dragon Ball. Ed è stata scioccante, almeno per il me bambino, vedere Goku che si trasforma in un mostro gigantesco, in un kaiju che spacca tutto. Poi il design dello scimmione era veramente figo, perché non era solo un gorilloide gigante, ma c'aveva anche queste orecchie a punta e questi occhi rossi che lo rendevano bello mostruoso. E io l'ho amato particolarmente, anche come viene fuori in quel... in quell'ambientazione stranissima, che era quella specie di deserto che ricordava un po' Namek, dove aveva il castello Pilaf, la base segreta Pilaf. E il fatto di vedere questo Goku che è potentissimo, fino a prima non riesce a spaccare la prigione, che guardando la luna si trasforma in un mostro che in un soffio, solamente crescendo, distrugge completamente la prigione ed esce dal castello allargando le braccia così, mi ha fatto veramente impazzire. Quindi S totale, soprattutto per la realizzazione di quelle tavole meravigliose. Meravigliose davvero. Ok, poi abbiamo Trunks Super Saiyan 2.5 circa, cioè la trasformazione in Super Saiyan, no, in 2, scusate, 1.5. Cioè Trunks che non è arrivato al Super Saiyan 2, ma arriva a uno stato intermedio dove il Super Saiyan è semplicemente più grosso. Cioè ha tutta la muscolatura possente, però allo stesso tempo, come dice Perfect Cell, questa cosa rallenta, e quindi non è un essere perfetto, non è un Saiyan che ha superato il Super Saiyan, è semplicemente un Saiyan più grosso, più potente, ma più lento. Allora, a me non piace, perché comunque è una roba super tamarra, secondo me è il picco assoluto del Toriyama nel Boruto, cioè del Toriyama tamarro, e io non lo apprezzo tantissimo. Quindi gli darei a me non piace, ragazzi, troppo tamarro, cioè troppo, è semplicemente un Super Saiyan con i capelli leggerissimamente più ritti e poi col fisio tartarugato immenso, non lo so, boh, non mi piace, sia Vegeta che Trunks li metto in C e basta, così onesto. Poi non è che dura tantissimo, cioè se la credono anche Trunks fa tutta la strategia per far portare via Vegeta, dopo che Vegeta fa il gradasso con Cell e poi fa la cappellata di farlo trasformare, però poi dura poco il tutto, insomma, non... No, forse metterei Trunks in C e Vegeta in B perché Vegeta, insomma, siamo tutti un po' nerdini. Oh, allora, Gohan Supremo gli do A, e vi dico perché, la giustifico bene. Perché il personaggio di Gohan, che finalmente si prende la sua rivincita e ha una trasformazione dove è normale, praticamente, ha i capelli neri, ha solamente gli occhi che cambiano di design perché diventano più cattivi alla Vegeta, mi ha fatto impazzire da ragazzino, soprattutto quando lessi il manga. Il problema è che dura come un gatto in tangenziale. Cioè, ti pompano l'hype per questa trasformazione, dopo questo rito lunghissimo, Gohan si trasforma, sfoga tutto il suo potere sopito, Gohan finalmente diventa il vero protagonista di Dragon Ball come Toriyama aveva sempre desiderato, arriva davanti a Majin Buu, gli fa un po' il culo, assorbe gli altri due stronzi, vai, anzi gli altri tre stronzi per la precisione, a posto. Fine. Fine di Gohan Supremo. Cristo Dio! Peccato! È stato un peccato. È stato un peccato perché... dopo questa trasformazione incredibile, cioè, ci si aspettava un minimo di intelligenza, ma Toriyama ovviamente ha spostato il focus, come al solito, sui personaggi più amati dai fan di Dragon Ball, dai lettori di Dragon Ball, al tempo e anche oggi, ovvero Goku e Vegeta. Quindi vabbè, gli diamo A, perché comunque è figo, però purtroppo è stata utilizzata un po' a maluccio da parte di Toriyama. Ok, vabbè, Goku Super Saiyan Blue, ragazzi, credo sia lui, però ce n'è un altro dopo i Goku Super Saiyan Blue. Forse sbaglio io che colori, ragazzi, o forse è quello di Broly, non lo so. Qual è? Ah, l'altro è col Kaioken, è vero, sì. Vabbè, boh. Ok, partiamo dal blu normale, ragazzi, io il blu normale gli do F. Ma non... allora, sì, ovviamente non c'è tanta simpatia per Dragon Ball Super, lo sapete, non sono un grande amante. Però, allo stesso tempo...
Raga, è semplicemente Goku Super Saiyan con capelli colorati di blu. Cioè, non c'è nessuna idea di design, non c'è nessuna idea di niente in realtà. Semplicemente è ricolorato. Io non... Sì, accinge i poteri divini, ma con una tinta. E allora mi importa assai, non mi piace, cioè... L'ho trovata una scelta estremamente pigra. Non c'è nessun cambiamento nel design, non c'è stato nessuno sforzo. È un classico recolor alla Toriyama, come fa sempre nei Dragon Quest, o come fa la Enix, Square Enix con Dragon Quest. Mi sono sempre stati sul cazzo anche nella saga di Toriyama di Dragon Quest, e ora torna a starmi sul cazzo qua. Vi giuro che non è tanto per Super, perché comunque vedremo che ci sono trasformazioni del Super che tutto sommato mi piacciono, ma questo qui non ha senso, cioè no. Io aggiungo un'ulteriore provocazione: Goku Super Saiyan Blue col Kaioken lo metto ancora più in basso. Uno, perché il classico Kaioken purtroppo non lo può battere nessuno, era un altro periodo, era quello che volete, ma era eccezionale. Ma poi ti fa domandare subito: ma perché non l'ha utilizzato prima? Perché non l'ha utilizzato prima Goku il Kaioken quando era Super Saiyan? Sì, danno una specie di spiegazione, però sono spiegazioni un po' tirate per i capelli, ancora più tirate i capelli delle spiegazioni classiche del Dragon Ball classico. Sì, ti ripeto, però, cioè, raga, è un po' stupida. E quindi non... Da morto nel filler glielo fanno usare. Sì, vabbè, nel filler. Non lo so, Sì, me lo ricordo, però è un filler 88, io non tengo solo fede al manga. Anche se Dragon Ball Super si è spostato ovviamente più sull'animazione che sul manga. Quindi... non lo so, a me non piace. A me non piace, non mi è piaciuta e come scelta. Anche la spiegazione parecchia tirata per i capelli mi sembra un po' scema. Quindi vabbè, lo metto sotto. Metto Bio Broly e basta. Kaioken S, ragazzi, perché... allora sarà semplicemente un'aura rossa. L'ho detto prima, si parla di recolor, si parla di pigrizia, però io non riesco a non farmi amare alla follia questo Kaioken. Perché il Kaioken è la tecnica di potenziamento, secondo me, perfetta. Perché Toriyama l'aveva studiata proprio bene. Allora, Goku non diventa più grosso, semplicemente rivela un nuovo potere, boosta il suo potere, ma ha un costo pesantissimo. E questo a me piaceva tantissimo, perché quando combatte col Kaioken nel manga, soprattutto si sente tanto questa cosa, e sforza terribilmente il suo corpo, senti che è una battaglia contro il tempo. Senti che c'è un elemento di crisi, un elemento di ansia in più, che Toriyama continua a spammarti in faccia dicendoti: questo Kaioken mi sta compromettendo minuto dopo minuto il corpo. E questa roba mi è sempre piaciuta tanto, perché non solo Vegeta è un avversario formidabile, non solo è uno scontro all'ultimo sangue di gruppo, tra l'altro, dove tutto il gruppo comunque non riesce a sconfiggere questo Vegeta, ma in più c'è questo handicap del tempo. E quando soprattutto c'è la scena dove Yajirobai va lì e gli dà una pacca sulla spalla per dirgli bravo Goku, ce l'hai fatta, perché crede che abbia sconfitto Vegeta, Goku grida di dolore e si riempie di gocce di sudore. Lì capisci che il suo corpo dentro è straziato, distrutto, malato. Ed è una scena formidabile. Tutto questo viene da una tecnica dove semplicemente si boosta la potenza. E poi quando c'è quest'aura rossa che lascia la scia nel cielo per raggiungere alla velocità supersonica Nappa, che vuole far culo agli altri, è meraviglioso, iconico. S totale per me. Oddio, Zamasu. Questo è Rosé, no? Zamasu Rosé. No, raga, questo va in Bio Broly tranquillamente e ci resta. Ho trovato quella saga tremenda e... No, ecco, vabbè, no, Black Goku. Vabbè, sì, io ero già un pezzo avanti, scusatemi. Black Goku Rosé. Ma poi perché è rosa? Perché... Sì, ci sta. Bio Broly, comunque, cioè, mi ha fatto schifo la saga, mi ha fatto schifo il personaggio,
siamo tornati al discorso pigrizia recolor, punto, Bio Broly e via. Oh, al Super Saiyan 4. Allora, come ho detto prima, con Trunks e Vegeta, le trasformazioni tamarre non mi fanno impazzire. Ma! C'è un grosso ma! Ma! Importante qua, perché il Super Saiyan 4 torna all'origine del Super Saiyan, cioè viene detto in Dragon Ball GT, sfidando tutte le regole di Dragon Ball classico: ehi amico, quello che hai visto è tutto finto, quello che hai visto sono tecniche per arrivare a qualcosa, al vero Super Saiyan, al Saiyan animalesco, selvaggio, il Saiyan scimmione, vero scimmione. E la scena di Goku, scimmione dorato, che poi si trasforma grazie al sentimento che prova per la nipote in questo Super Saiyan 4, possente, regale, con questo capello nero lunghissimo, la peluria rossiccia, questo pezzo, cazzo, top. Mi è piaciuta poi la coda, il ritorno della coda, lui praticamente nudo con i pantaloncini e con i pantaloni e basta, stupenda, a me è sempre piaciuto. Gli do una bella S, bellissimo design, non c'è niente da dire. E via, e via, e via, e via, e basta, e è andata così. A me piace, Super Saiyan 4 mi è sempre piaciuto, sono bimbo da questo punto di vista, è la mia classifica personale, andatevene a fanculo. Oddio, Broly, il nuovo Broly. Non lo so. Broly, va, questo Broly qua, c'è anche normale, guarda, mi lavo questo Broly perché, boh, non è che mi stia tanto simpatico. No, no, a livello di questi mai, raga. Dai, dai, facciamo D ed E, perché a me, lo sapete, il film di Broly non è piaciuto per nulla. Design abbastanza normali. Il Broly, quello normale, quello con capelli neri, mi piace sicuramente di più. Però... no, non lo so, il Broly enorme, gigantesco, non è che mi abbia fatto impazzire tantissimo. Ma poi sono messi all'interno di un contesto che non mi è piaciuto in generale. Cioè, il film non mi è piaciuto, non mi ha appassionato, non mi ha preso, a differenza dell'ultimo che invece mi è piaciuto parecchio. E non stanno assolutamente a livello di questa roba che ha fatto invece Toriyama, ecco. Sul manga, ovviamente, quindi non sarebbe ingiusto metterli al loro livello. Li metto qua e via. E quando io ho visto per la prima volta il Super Saiyan God, ho detto, oh... sai che forse hanno capito? Sai che forse hanno capito come trasformare i personaggi senza ridicolizzarli troppo, senza esagerare? Nonostante, ripeto le cose che ho detto ieri perché c'era già, mentre giocava a Zelda, mi pare, sì. Nonostante Toriyama avesse cambiato stile nel tempo e dai personaggi nerboruti sia passato a dei personaggi più magri, aggraziati, e questa cosa sia stata interpretata malissimo da Toei, che ha preso il design di Toriyama che gli ha fornito per riprodurlo fedelmente in animazione, rendendo così questo Super Saiyan God anche filosoficamente più pacato, più tranquillo, anche nel fisico. Io ho apprezzato la scelta, perché da una trasformazione sempre più grosse e tamarre, guarda Super Saiyan 4, guarda Super Saiyan 3, eccetera, si è passati a un Goku con i capelli normali, con questi capelli rossicci luminescenti e questo fisico molto più asciutto, che lo rendeva davvero divino. E a me piacque molto come scelta. Ora, il rito controverso per raggiungere questo stadio, effettivamente, è un po' strano. E anch'io al cinema, dissi, boh. Nonostante il film mi avesse divertito, fosse stato carino per me ai tempi. Però, il design... non mi è mai dispiaciuto, mai, anche l'occhio, sì, gli occhi che non sono incazzati, hanno la pupilla rotonda, ellittica in realtà, e mi è piaciuto, gli do un A, così, provocazione. Ecco qua, arriviamo al nocciolo della questione, ovvero il Super Saiyan, l'Ultra Istinto intermedio e completo. Allora, partiamo... da un presupposto. A me
la saga del Torneo del Potere non è piaciuta, ok? Ma a me in generale Super non mi ha fatto impazzire, lo sapete, ne abbiamo già parlato mille volte, va bene così. Alcune scene della saga del Torneo del Potere gasano sicuramente, ma avrei preferito guardarmi un video animato promozionale di Dragon Ball, dove Goku e Freezer combattono fianco a fianco, piuttosto che sorbirmi un anime intero per arrivare a delle scene fighe sul finale. Ma c'è un grande ma anche qui. L'Ultra Istinto non mi dispiace per niente. È figa come trasformazione. Peraltro, a dimostrazione di ciò, ho qui una carta a cui tengo tantissimo, che ho regalato anche a Giovanni. Ce l'abbiamo uguale. Dove c'è l'Ultra Istinto totalmente protagonista, che è questa. E questa carta qua, vedete, è una carta dove ci sono tutte le incarnazioni, tutte le... qui mi sono fatto male all'unghia, ragazzi. Tutte le trasformazioni di Goku. È una secret abbastanza vecchiotta. C'è il God, c'è lo stadio normale, eccetera. E c'è l'Ultra Istinto, bello centralone così. Poter proibito. Quindi... grazie Dark Ghost per l'abbonamento. Io vi dico, e qui provocazione totale, l'Ultra Istinto completo va in B e l'Ultra Istinto normale va in A. Va in A! Ebbene sì! Ebbene sì! Ebbene sì! Perché l'Ultra Istinto intermedio è molto più figo dell'Ultra Istinto normale. Perché vedere Goku coi capelli normali, che dà filo da torcere ai tank del Torneo del Potere, soprattutto al tank per eccellenza, è top. È il top. Il God in A non ha proprio senso, però. Per te, Giova, impara a rispettare le opinioni altrui. Marrano. È troppo bello, con quell'occhietto di ghiaccio e quegli occhi... distrutti, scusate, quei capelli che sono iconici, sono i capelli più iconici in assoluto per me di Goku. Gasa. Gasa, ragazzi. E io vivo nel culo e porto 6. Ovviamente, tutti i tecnicismi, eccetera, come si arriva a questa trasformazione, non mi metto a pontificare, se no veramente... limitiamoci al design, dai, nonostante abbia dato importanza anche ai momenti delle trasformazioni, però... dai, ci sta. Ma anche quei momenti, certe scene, soprattutto l'Ultra Istinto completo... è bella la scena, il problema è che in un contesto che a me proprio non va giù. Oh, il Super Saiyan Trizio, appunto. Ragazzi, si può veramente fare tutti gli sforzi del mondo. Si può dire che la trasformazione non ha senso, che Toriyama in quel periodo si fosse completamente bevuto il cervello. Che... boh, non ci si spiega il perché di quei capelli lunghi, della mancanza di sopracciglia, dell'arcata proprio sopraccigliare così pronunciata. Non si capisce che cazzo... ma perché è avvenuta questa trasformazione? Cos'è successo nella trama? Perché Goku è riuscito a classificare i Super Saiyan con i numeri davanti a Babidi? Boh! Tutto inconcludente. Campato per aria e imprevedibile. È l'unica. Per forza. Perché a un certo punto, raga, anche sti cazzi. Allora, vi racconto un aneddoto. Questa è bella, non so se l'ho mai raccontato, forse sì. Su Italia 1 non era ancora stato, ai tempi non c'era internet, non c'erano i leak, gli spoiler, eccetera, non era ancora stato mostrato il Super Saiyan 3, nella famosa puntata dove, per prendere tempo, Goku ferma Babidi e Majin Buu gli dice: oh, vi faccio vedere questa roba, e prende tempo per far muovere Trunks che va a cercare il Dragon Radar. A un certo punto vado a Caserta, mi pare, dai miei parenti casertani, che è un ramo della famiglia anche lì, ad Alife, per la precisione, e
i miei cugini più grandi avevano la cassetta del film di Janemba col doppiaggio Dynamic o Dynamic, che dirsi voglia. Esatto. E inseriscono la cassetta nel videoregistratore e a un certo punto compare Goku che si trasforma davanti ai miei occhi senza che io sapessi nulla ed esclama con la voce Dynamic: sappi che tu sei il secondo dopo Majin Buu ad avermi spinto fino a tanto. E io, sbattendomi altamente il cazzo ai tempi degli spoiler, perché eravamo ragazzini, avevo 10 anni, mi viene un'erezione allucinante, perché io non sapevo di questa nuova trasformazione. Poi arriva Mediaset con la voce di Paolo Torrisi e ufficializza anche in Italia il Super Saiyan 3. Quindi io ho un ricordo allucinante di questa trasformazione. E poi, ragazzi, il design è talmente oltre che fa il giro. Fa il giro e lo apprezzi, perché questo sguardo malvagio, questi capelli lunghissimi e poi l'epico scontro con Buu davanti a Vegeta che rimane imbambolato e ammette la sua inferiorità davanti a Goku, è sempre sarà iconico. E grazie Toriyama di quei momenti lì, perché, ma anche il Gotenks ha sempre fatto ridere. Comunque, come trasformazione, che addirittura tira fuori lo specchio e dice ho un aspetto malvagio con questa trasformazione, top, veramente top. Ok, questo è Vegetone Super Saiyan Blu. Non capisco perché Gotenks Super Saiyan 3 non c'è, ma c'è Goku e Vegeta Super Saiyan Blu. Sì, perché poi è il Blue Evolution, no? Madonna, è palle, veramente. Il Blue Evolution. Il Blue Evolution. Oddio, sembra il Pokémon Go Plus Plus. Vabbè, senti. Ma che cazzo ci devo dire? Grazie Star 93 per l'abbonamento. No, i blu non mi piacciono, ragazzi. Cioè, poi il Blue Evolution. Senti, gli do un F al pari di Goku e basta, dai, ci si leva il... Raga, e poi... Ma sì, sì, anche Vegeta e Trunks pompato tecnicamente sono due trasformazioni diverse, ma... Dai, non sottilizziamoci, non cerchiamo il pelo nell'uovo. Dai, ragazzi, dai. Goku Super Saiyan lo metto in S, ma sarebbe da mettere sopra la S, sarebbe... Avrebbe una categoria a parte, ragazzi... È il Super Saiyan, cioè, allora, a parte Dragon Ball, cioè, tralasciamo per un attimo il concetto di trasformazione in Dragon Ball, l'iconicità della scena, la sconfitta di Freezer di fronte al popolo Saiyan che ha martoriato per una vita, la vendetta di Goku, qualsiasi cosa, cioè, veramente tralasciamo tutto, ok? Però questa trasformazione è stata così iconica, così epica, per tutto quello che poi è venuto dopo, che è impossibile non considerarla probabilmente la trasformazione più importante in un manga di sempre. Tutti, dai più bravi, dai Togashi, agli Araki, a Oda, qualsiasi cosa, qualsiasi autore, qualsiasi generazione, anche quelli... Prendiamo anche Demon Slayer, My Hero Academia. Veramente, ragazzi, non si sa nemmeno. Potremmo andare ad attingere a qualsiasi altro manga autore. Questa trasformazione ha comunque devastato, distrutto, rimasticato completamente il mondo manga per ragazzi. C'è stato un pre Super Saiyan e un do Super Saiyan. Senza contare quanto sia iconico a livello pop. È stato influente nella cultura mondiale, anche in America. Anche in America. Cioè, è iconico, viene parodiata questa trasformazione. Gli vengono fatti tantissimi tributi, anche in film d'animazione americani, in serie americane, francesi. Ragazzi, è il Super Saiyan, il power up. Cioè, non si va più di lì. Lo Zaru dorato di Dragon Ball GT. Boh, è lo Zaru d'oro.
che poi porta al Super Saiyan 4, se ne è parlato prima. Non lo so, ma per me è veramente indifferente. No, raga, no, ma per niente, cioè, non è, boh, non me la scordo io questa cosa. Non mi interessa, cioè, veramente, la metto un D, per me è non è niente sta roba. C o D, va, no, forse D, dai, non va accanto a Trunks, assolutamente. D, va bene. Grazie a fermentazione alcolica. È una sufficienza, ma comunque, è scarsina, ma è una sufficienza. Hai detto che non sopporti le color. Infatti ho messo un D. Va bene così. Però GT, lo Zaru, cioè, ci puoi anche soprassedere, ma Goku Super Saiyan Blue, cioè, è diventata una trasformazione importantissima anche nel merchandising, nelle nuove serie. Guardate anche il teaser di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Goku si trasforma in Super Saiyan 4, non in Super Saiyan, eh? Sì, in Super Saiyan Blue, non in Super Saiyan. È proprio... Allora, Gohan Super Saiyan 2, dai, è un altro S, cioè non è che c'è molto da dire. Per me veramente il Super... Guarda ragazzi, facciamo così, perché sennò è impossibile. Non... Vai, facciamo così. Anzi, facciamo le cose come si devono. Yeah! Grazie Federm, grazie Volare per l'abbonamento. Ok, comunque, per me è da S, bellissima trasformazione, certo, semplicemente ha i capelli leggermente più lunghi, più ritti e le scosse, però è bello come si trasforma. Ora, è un po' strano che si trasformi per C16, va bene, il simbolo, la natura, la pace, il pacifismo, il buddismo, quel cazzo di shintoismo, i cazzi che ve se fregano, però ragazzi... È comunque un po' strano, perché il rapporto tra Gon e C16 non è che fosse proprio così stretto. Come ho sempre detto, e come poi hanno fissato nel film recentissimo Dragon Ball Super Super Heroes, sarebbe stato molto più bello se Gon si fosse trasformato a causa della morte o a causa di una grande menomazione, di un grande trauma ricevuto, conferito a Piccolo. Cioè, se Piccolo davanti a Gohan fosse morto, fosse esploso in mille pezzi, un po' come Goku davanti a Krillin, avrei capito meglio questa sua trasformazione e questo suo motivo di rabbia, perché comunque Piccolo è stata la vera figura paterna per Gohan, il vero maestro di Gohan. E infatti questa roba l'hanno recuperata tutta, poi con Dragon Ball Super Super Heroes, dove proprio sono stati fedelissimi alla linea, infatti era tutto super torigliamesco. Quindi per me è una S, bellissimo, momento iconico, con riserve che vi ho detto, però top. Ma non lo trovi un po' ridondante come cosa? Sì, però di sicuro meglio di vedere C16, proteggi la natura. Ma chi sei? Cioè, è un po' strano. A me non ha mai convinto più di tanto quella roba, però vabbè, ci sta. Forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poi possiamo stare qui a discutere quanto volete, però sti cazzi, vai, sti cazzi anche su questo. Infine Trunks del futuro, sì, trasformato. Questo ragazzi è... No, però questo non è il Trunks di Z, eh. Questo è il Trunks, è Mirai Trunks. Attenzione, non è il Trunks che arriva... E che spacca in mille briciole il povero Freezer, Mecha Freezer. Quindi credo che sia Mirai Trunks. Vabbè, facciamo una cosa. Facciamo che è Trunks subito dopo Namek. Facciamo finta. Va bene? Perché questo è il Trunks, quello trasformato di Super. Sì, quello mezzo blu. Facciamo che è il Trunks del futuro che incontra Goku subito dopo Namek. Tanto i vestiti secondo me più iconici di Goku. Mamma mia, si incazzeranno tutti. Altro che tutto arancione. I vestiti di Yardrat per me sono troppo belli. Troppo belli. Ma la spada. Quindi è Namek la pronuncia esatta. Grazie Tia, grazie Nico, come Shenron o Shenlong e Saiyan invece di Saiyan, di Saiyan, sì, è Saiyan. Questi sono gli accenti esatti. Vabbè, ma raga, fate come cazzo vi pare, cioè per me potete chiamarla anche onda energetica, non me ne frega nulla. Ok, prima ero più
diciamo, ero più incazzato su queste cose, perché anche si dice Irule, Edgy, no no, detto ora al contrario. Piccolo Chad o Gon Cerbero? Vabbè, facciamo facciamo un Trunks del futuro dopo post Namek, anche se sto facendo palesemente finta perché è quello di Super. Poi vabbè, manca Majin Vegeta, manca un botto di roba, raga, veramente, manca Gotenks Super Saiyan 3, manca le ultime Orange Piccolo e Gohan Beast, che a me sono piaciute tantissimo, c'è più Piccolo, di Gohan Beast, però vabbè. Vegeta Ultra Ego, manca tanta roba, comunque abbiamo fatto questa cosa. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene quel tasto. Chi c'è su YouTube è Giuppi.